Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Verso gli Altari, come sempre ricchissimo di spunti di riflessione e soprattutto di esempi, esempi che davvero vogliamo fare nostri nel nostro cammino quotidiano verso la santità, perché come spesso abbiamo sentito e abbiamo detto, la santità è davvero alla portata di tutti, solo se però si seguono alcune indicazioni importanti, e andremo ad approfondire anche questo nella nostra giornata, come sempre accompagnati dalle parole di Fra Ezio Varvara. Ben trovato, Fra Ecco, Ezio. pace a te Nicola, pace e bene a tutti i nostri cari amici di Padre Pio TV, auguri di buona Pasqua, ben ritrovati in mezzo a noi. E oggi abbiamo, ecco, come dicevi Nicola, la grazia di riavere, ecco, e di ritornare a parlare di una nostra figura di santità, che è quella di Padre Raffaele da Sant'Elia Pianisi. E lo faremo avendo qui in studio propriamente Padre Aldo, che si preoccuperà di accompagnarci nel conoscere questa figura. E in maniera particolare ti chiederei già, Padre Aldo, lascio subito la parola perché abbiamo già avuto modo di trattare in passato questa figura, quella di Padre Raffaele, la riprendiamo e la vogliamo riprendere, ecco, in questo periodo di Pasqua, proprio sottolineando queste sfumature tipicamente della Settimana Santa e della Pasqua che sono proprie di Padre Raffaele, quale quella della preghiera, una scuola di preghiera che viene fuori da Padre Raffaele. Certo, innanzitutto anch'io mi voglio associare a questi auguri di buona Pasqua per voi qui della redazione di Telepadre Pio, come pure per tutti i telespettatori di Padre Pio TV. Ebbene sì, certamente Padre Raffaele è un riferimento particolare in ragione della Pasqua, soprattutto per la sua testimonianza di vita. In sostanza, Padre Raffaele ha vissuto nel nascondimento un po' la sua vita per i tempi storici nei quali è vissuto, però ecco, non ha mai, come dire, perso quella fiducia, quella speranza che quel momento brutto anche della storia d'Italia potesse essere superato. Ecco, credo che ha nutrito davvero quella fedeltà pasquale, di chi sa che anche nei momenti più bui della storia, anche nei momenti dove la morte sembra prevalere sulla vita, il male sembra prevalere sul bene, ecco, ha conservato intatta invece quella fede nel risorto, quella fede che ovviamente proprio in questi giorni pasquali noi siamo chiamati a testimoniare. E lui nel silenzio ha custodito davvero con fedeltà innanzitutto la sua vocazione religiosa. In un momento in cui i religiosi, ecco, hanno dovuto addirittura dismettere l'abito, tornare alle proprie case, come un po' starei per dire i discepoli dopo la morte di Gesù, ognuno è tornato al suo lavoro. Proprio ieri il Vangelo nella messa ci raccontava di Pietro e gli altri che erano tornati a fare i pescatori, ma poi Gesù appare e quindi tutto ricomincia, tutto ha un soffio nuovo di vita e quindi di conseguenza. Ecco, Padre Raffaele, ecco, in questo senso ha vissuto certamente la sua vita in una dimensione pasquale, dove proprio dopo i giorni bui di quella che è stata la sua esperienza nella soppressione, ha invece poi intrapreso un cammino nuovo e così ha fatto intraprendere questo cammino nuovo a tutta la nostra provincia religiosa. Ecco, Padre Aldo, dicevamo di questo tratto che poi è comune a tante altre figure, soprattutto cappuccine, francescane cappuccine, dell'umiltà, della preghiera, ma quali possono essere, al di là di quello che poi è il contesto storico in cui è vissuto Padre Raffaele, i tratti peculiari che possiamo fare nostri anche oggi, nella nostra epoca? Beh, credo che proprio in questi giorni noi viviamo tempi in cui siamo turbati. Possiamo dire, veniamo fuori da una pandemia che ovviamente dopo 2 anni ci ha effettivamente, come dire, condizionato la vita in tutti i sensi e forse ci ha tolto tante speranze. Ma ancor più questa guerra che in questi giorni ci turba, ci fa preoccupare perché non sappiamo ancora anche gli sviluppi. Ecco, penso che il fatto di saper tenere forte nella fede, conservare quella speranza e quindi, malgrado tutto, ecco, andare avanti nella vita, nel lavoro, nella professione che abbiamo, nel custodire comunque quelli che sono anche i nostri valori di fronte a un male come può essere quella della guerra, è il modo migliore per dare testimonianza a quella fede, a quella speranza, come dice San Pietro nella sua lettera. Per rendere ragione, per dare ragione di quella speranza che c'è in noi e per poter annunziare sempre che, malgrado tutto, Cristo è risorto. È significativo che
Gli apostoli, domani nella domenica che celebreremo di Tommaso, Tommaso stesso, arriveranno alla fede nel risorto non perché Gesù appare soltanto, ma perché Gesù mostra le piaghe, sia agli apostoli, sia a Tommaso, che addirittura aveva messo come condizione proprio il fatto di voler toccare le piaghe, per dire che purtroppo la storia è segnata dal dolore, ma è proprio nel dolore che noi dobbiamo in un certo senso generare una fede, o quella fede che ci è data come dono da Dio, per poter annunziare malgrado tutto che Cristo è risorto. E lo dobbiamo fare proprio in questi momenti. Quando tutto va bene forse ci sentiamo anche più, come dire, rilassati e freddi anche nei confronti di quella che è una vita di fede autentica. Quando c'è da impegnarsi anche con sacrificio, ecco allora che noi diventiamo davvero testimoni autentici e quindi santi, perché i santi poi questi sono. Ed ecco perché molte volte la santità è strettamente legata alla storia, all'umanità di quello che siamo, e cioè alla sofferenza, e perché no alla morte. Padre Pio stesso è stato un grande esempio in questo senso, e Padre Pio stesso ha dato una testimonianza di santità a partire proprio dal suo conformarsi al Cristo crocifisso. Ecco, Padre Aldo, io aggiungerei anche un evento importante che ci prepariamo a vivere anche per appunto Padre Raffaele. Sì. Lo abbiamo ricordato ieri anche in una chiacchierata fraterna. Dicevamo, no, che il 26 di aprile del 36 c'era la traslazione del corpo presso il nostro convento lì a Sant'Elia Pianisi. Dici qualcosa? Eh sì, allora, certamente quest'anno, e d'altronde di solito questa ricorrenza viene solennizzata nell'ultima domenica di aprile, quindi domani ci recheremo a Sant'Elia proprio per vivere questo ricordo, questa commemorazione. Perché Padre Raffaele, proprio per gli eventi dell'epoca, non fu sepolto in convento, fu sepolto nel cimitero del paese. Dopo 30 anni, nel 34, fu fatta la riesumazione e, per quello che si riuscì a certificare, ecco, solo il teschio poté essere preso come reliquia, perché tutti gli studi che furono fatti all'epoca e con i mezzi dell'epoca accertarono che quel teschio era di Padre Raffaele. Dopo 2 anni ancora, poi, questo teschio, che prima era stato conservato in una cappella sempre nel cimitero, poi finalmente è stato traslato nella chiesa del convento, dove fino al 2017 è stato custodito in una sorta di nicchia che era chiusa. Dal 2017, dopo che abbiamo celebrato il bicentenario della sua nascita, è stato ricollocato in una, come dire, nicchia molto più bella, molto più decorata, con un'urna che adesso conserva questo teschio, dopo averne fatto anche una ricognizione. Ebbene, sono le reliquie, cioè sono quei resti che ci dicono la storia, la storia anche sofferta, come per Padre Pio, così anche per Padre Raffaele. Però ecco, quel luogo da sempre è stato un luogo di devozione, è stato un luogo di preghiera. Ed è proprio in questi luoghi e attraverso queste reliquie che la gente è andata a pregare. Ma per che cosa? Per affidare a Padre Raffaele le proprie necessità, per affidare a Padre Raffaele i propri bisogni e le paure. Ecco, ancora una volta, quasi sono andati lì, come è stato per Padre Pio, come lo è ancora, e così è stato per Padre Raffaele, a toccare le piaghe di Cristo. E quindi molto importante anche. E ogni anno i santeliani soprattutto, ma tutti i devoti di Sant'Elia, ecco, commemoriamo in questo giorno proprio questo evento, perché è stato un modo per sentire vicino questa figura e per sentirla sempre vicina. Padre Aldo, abbiamo 2 minuti ancora a nostra disposizione per fare un po' il punto sulla causa. La causa, benissimo, ormai Padre Raffaele è venerabile, aspettiamo solo il miracolo. Abbiamo alcune, diciamo, esperienze, le chiamiamo così per adesso, dove certamente si potrà, come dire, partire per un eventuale miracolo da presentare alla congregazione. Però li stiamo ancora valutando, perché si tratta di istruire un processo per il quale, ecco, bisogna avere tutti gli elementi, come dire, necessari e per certi aspetti certi. E quindi, a partire da quello che stiamo vedendo per adesso e da quello che abbiamo in mano, stiamo studiando insieme alla postulazione generale dell'Ordine, proprio perché nel momento in cui ci sentiamo sicuri di poter presentare alla congregazione un miracolo sul quale siamo certi di poter fare
come dire, un processo che vada a buon fine, come potremmo dire, ecco, allora cominceremo. Quindi si tratta semplicemente adesso di riconoscere fra queste esperienze che ci sono state presentate un miracolo che possa portare Padre Raffaele alla beatificazione. E sicuramente noi seguiremo ovviamente l'andamento del processo e torneremo a parlare anche su altri aspetti della spiritualità di Padre Raffaele. Chiaro, Nicola. Noi ti ringraziamo, Padre Aldo, per questa opportunità che ci dai sempre anche di poter, ecco, approfondire e di conoscere questa figura con il titolo con la quale il popolo l'ha sempre chiamato, no? Il Monaco Santo. Il Monaco Santo. Quindi sì. Grazie di cuore e grazie, dovremmo dare la linea. Sì, ci fermiamo per qualche istante, poi torneremo insieme per proseguire su un concetto che Padre Aldo anche in un certo senso introdotto: custodire i propri valori anche nella sofferenza, nei momenti di guerra, nei momenti di dolore. Lo faremo attraverso la figura di Don Luigi Lenzini. Linea alla regia. Torniamo dunque insieme. Come vi dicevamo, è giunto il momento di approfondire un'altra figura sicuramente interessante e importante, un vero e proprio esempio, soprattutto in virtù di quello che abbiamo detto poc'anzi, testimoniare la propria fede, custodire i propri valori anche di fronte al martirio. Lo facciamo attraverso una scheda introduttiva relativa a Don Luigi Lenzini. Vediamo. Luigi Lenzini nacque il 28 maggio 1881 a Fiumalbo, in provincia di Modena. Crebbe in una famiglia profondamente cristiana. Ricevette l'ordinazione sacerdotale nel 1904 e gli fu subito assegnato l'incarico pastorale di cappellano nella parrocchia di Casinalbo di Sestola, dove rimase dal 1904 al 1906, anno in cui fu trasferito a Finale Emilia, nella Bassa Modenese. Quando uno dei fondatori del Partito Socialista, originario di Finale, organizzava comizi, Don Lenzini non temeva di scendere in piazza, dialogando con gli avversari e controbattendo negli argomenti con rigorosa chiarezza. Don Luigi era un uomo aperto e cordiale, che sapeva avvicinare le persone, anche quelle che non frequentavano la Chiesa. Nel 1941 fu nominato parroco di Crocette, piccola frazione del comune di Pavullo, sull'Appennino modenese. Don Lenzini, per quanto poté, offrì rifugio e aiuto a chiunque corresse pericolo di vita o si trovasse nel bisogno, senza distinzioni di credo religioso o di fede politica, compresi alcuni giovani partigiani della sua parrocchia, fra i quali uno dei suoi futuri assassini. A resistenza finita, le fazioni di opposto colore politico, che avevano unito le loro forze contro la dittatura, si trovarono in contrasto tra loro sulla struttura da dare allo Stato. La parte cattolica appoggiava la Democrazia Cristiana ed era per un regime costituzionale di stampo occidentale. Quella comunista perseguiva il progetto di una repubblica di tipo sovietico ed era animata da forte anticlericalismo e avversione a ogni religione. I comunisti iniziarono allora una campagna sistematica di denigrazione della religione, della Chiesa e della morale cristiana, e vedevano nell'autorevolezza del clero, soprattutto dei preti più preparati, un ostacolo alla loro propaganda per la presa del potere alle future elezioni. Don Lenzini riteneva dovere imprescindibile del sacerdote mettere in guardia soprattutto i giovani dal pericolo rappresentato dalle ideologie che allontanavano da Dio e minavano la morale della famiglia. Facendo questo apertamente, anche dal pulpito, pur senza mai pronunciare nomi di partiti o di persone, egli era consapevole di essere in pericolo, perché era stato chiaramente avvertito che se avesse continuato con quel tono lo avrebbero fatto morire con le scarpe ai piedi. Don Luigi ricevette queste minacce in modo diretto. La notte del 21 luglio 1945, verso le 2, venne svegliato da alcuni individui con la pretestuosa richiesta di andare ad amministrare i sacramenti ad un moribondo. Ma egli capì che si trattava di un espediente per farlo uscire di casa, dal momento che la stessa sera aveva visitato l'ammalato e aveva promesso un'altra visita al mattino seguente. Quindi rifiutò di aprire. I malviventi, mascherati, riuscirono comunque a penetrare nella canonica da una finestra mediante una scala a pioli e misero in fuga la domestica, sua figlia e la nipotina. Don Luigi tentò di suonare le campane per chiamare aiuto, ma gli assalitori cominciarono a sparare sul piazzale della chiesa per scoraggiare chiunque tentasse di avvicinarsi.
Raggiunto il sacerdote, lo trascinarono con loro, mezzo svestito. Di lui non si ebbe notizia se non dopo una settimana, quando il suo corpo fu rinvenuto semisepolto in una vigna poco distante dalla canonica. Lo stato del cadavere rivelava che gli assassini avevano infierito a lungo sul sacerdote con efferata crudeltà, finendolo poi con un colpo alla nuca. Da alcune testimonianze emerge che tentarono, con le torture, di costringerlo a bestemmiare e a inneggiare al comunismo. Le indagini, subito disposte dall'autorità giudiziaria, portarono all'arresto dei presunti assassini, identificati in base ai loro interrogatori e alle testimonianze raccolte. Fu celebrato il processo, che vide alcuni testimoni reticenti rispetto a quanto dichiarato in sede di istruttoria o in reciproca contraddizione, evidentemente condizionati da timori di ritorsione se non da minacce dirette. Il processo non fu pertanto in grado di punire mandanti ed esecutori del delitto. Gli imputati vennero assolti, quasi tutti per insufficienza di prove. L'eco suscitata dalla morte atroce di Don Lenzini, unitamente al ricordo della sua vita virtuosa, mantenne viva la sua memoria non solo nella parrocchia dove aveva svolto il suo servizio sacerdotale, ma in tutta la chiesa locale, e portò al desiderio di avviare la causa per il riconoscimento del suo martirio. Bene, abbiamo dunque tracciato già un profilo biografico di Don Luigi Lenzini, dal quale però vogliamo approfondire alcuni aspetti con la dottoressa Francesca Consolini, postulatrice in collegamento telefonico. Buongiorno e benvenuta. Grazie, buongiorno a voi. Allora, dottoressa, abbiamo detto di questa vita bella dal punto di vista della testimonianza fino al martirio, ma vogliamo approfondire alcuni degli aspetti relativi proprio alla figura e alla spiritualità di Don Luigi. Quali possono essere altri aspetti da mettere in risalto, soprattutto oggi? Ma direi che lui si può qualificare con le parole di Papa Francesco: il buon pastore con addosso l'odore delle pecore, che lavora, si impegna in una chiesa in uscita, perché ai tempi di Don Lenzini la chiesa era vera, le realtà parrocchiali in cui lui operò, Crocette, fu l'ultima parrocchia, ma era stata anche in altre, si potevano definire davvero un ospedale di campo, perché fu sempre mandato in parrocchie poverissime, di montagna, isolate, e come parroco condivise sempre la vita gramma dei suoi parrocchiani, privandosi anche del suo per soccorrere i più poveri. Quindi io metterei in risalto questi aspetti: la grande carità, sempre attento al bene materiale e spirituale della popolazione. Poi, durante la guerra, anche prima, ma soprattutto durante la guerra, fu sempre attento alle sofferenze dei poveri. Tant'è vero che si privava anche del suo per soccorrere le famiglie che avevano un familiare al fronte e quindi erano prive del maggiore sostentamento. Era vicinissimo, amò tantissimo gli ammalati, infatti, come avete detto voi, gli assassini fecero leva sul suo amore per i malati, perché andava a trovarli giorno e notte, li assisteva fino alla fine, con una carità e una delicatezza esemplari, tant'è vero che un padre sul letto di morte gli affidò i propri figli, perché privi già della mamma, perché lui li educasse e li seguisse. In parrocchia aveva aperto un ambulatorio gratuito, perché sapeva che la gente era molto povera, quindi non andavano al dottore, e in questo ambulatorio gratuito veniva un medico una volta alla settimana a visitare i malati, e quando il medico non poteva venire o c'erano dei casi urgenti era lui che se ne occupava, perché si era preoccupato anche di fornirsi di alcune nozioni basilari di medicina. Poi istituì una biblioteca parrocchiale, perché i parrocchiani non erano molto istruiti, quindi lui voleva che attraverso delle buone letture come Promessi Sposi, Fabiola, ecco, questi romanzi si aprissero un po' la mente e migliorassero la loro situazione culturale. Era un uomo molto aperto, in dialogo con tutti, che non disdegnava anche di frequentare le case dei parrocchiani, magari con una partita carte, un bicchiere di vino, che però avevano lo scopo di capire la situazione delle famiglie e anche con i capi famiglia più vicini alla chiesa
tentare di trovare le soluzioni. Attentissimo al benessere spirituale delle persone, abbiamo visto il lato materiale, per esempio curò tantissimo la liturgia, non importa se erano parrocchie povere, la gente era ignorante, ma lui aveva fatto il coro, la liturgia era seguitissima, accurata, aveva una schiera di chierichetti tra i quali si formarono anche delle buone vocazioni, e c'erano le confraternite a quali lui ridiede vita, il terzo ordine francescano. Scrisse un libretto sull'inutilità del vizio della bestemmia, che allora era molto diffusa, più per ignoranza che per malafede, e soprattutto fu un innamorato dell'Eucaristia. Trascorreva lunghe ore davanti al Santissimo Sacramento, tant'è vero che nella sua vita aveva anche tentato di farsi religioso, proprio per dedicare più tempo alla preghiera. Poi l'impegno pastorale ebbe il sopravvento, ma per Gesù eucaristicamente esposto ha composto delle bellissime preghiere che tuttora vengono usate durante le ore di adorazione a Modena e nelle parrocchie dove è stato. Era attentissimo, come avete accennato voi, al benessere dei giovani, perché eravamo in un periodo in cui queste dottrine atee facevano leva sul malessere sociale delle persone, e quindi puntando sulla rivendicazione di diritti che comunque potevano anche essere giusti, insinuavano nell'animo dei giovani queste dottrine avverse alla verità, avverse alla Chiesa, e per questo lui si spese veramente tanto. Nonostante tutto però fu aperto anche ai giovani lontani dalla Chiesa, perché nel periodo della guerra, dopo l'8 settembre, lui comunque nascose nel campanile della Chiesa anche giovani di ideologie completamente avverse, tra i quali vi furono anche i suoi presunti assassini, dico presunti perché non furono condannati, però arrivò diciamo anche a questo, certo. E fu, come ho detto, un grande difensore della verità, non perché per puntiglio, ma proprio perché capiva che la verità del Vangelo, come diceva lui, perché come avete detto voi dal pulpito, lui non faceva politica, parlava sempre del Vangelo, ma diceva che la verità del Vangelo non può essere né alterata, ecco, né misconosciuta. Certo. Quindi dottoressa, insieme di un uomo impegnato nella carità, nella preghiera, cioè aveva in mente davanti il benessere completo del parrocchiano. Non importa se questi erano poveri, ignoranti, vivevano isolati sulla montagna, quindi sarebbe stato molto più facile lasciarli come erano, tanto cosa ne guadagnavano. Certo. Invece no, lui in tutte le parrocchie dove andò, una più povera dell'altra, comunque ce la mise veramente tutta. Dottoressa Consolini, un'ultima battuta, pochi secondi purtroppo a nostra disposizione, torneremo sicuramente a parlare di Don Luigi Lenzini. Siamo prossimi alla sua beatificazione, come ci si sta preparando? Una battuta velocissima. Benissimo, perché sono anni e anni e anni che la Chiesa di Modena attende questa beatificazione. Purtroppo, come sapete, le vicende di quel periodo erano molto complicate, quindi era necessario lasciare decantare le avversioni, le ideologie per un bel po' di anni. Ma la Chiesa di Modena, la popolazione, l'ha sempre considerato santo e martire. Quindi adesso c'è un grande entusiasmo, anche perché vorrei ricordare en passant che non è il primo martire del 45 per la Chiesa di Modena. La Chiesa di Modena ha già il beato Rolando Rivi, seminarista martire. Certo. Dottoressa, noi sicuramente torneremo a parlare di lui come di altre figure come quella di Don Luigi. La ringrazio davvero di cuore. Alla prossima. Grazie a tutti voi e preghiamo Don Luigi. Senz'altro. Noi ci fermiamo per una pausa e poi torniamo insieme con l'ultima parte del nostro programma. Bene, Fra Ezio, abbiamo sentito una testimonianza forte su una bella figura, davvero un esempio di forti valori, di una fede che ha portato, come dicevamo, al martirio, nonostante un'apertura totale nei confronti del prossimo, indipendentemente dalla propria condizione sociale e dalle proprie idee.
un esempio che ritroveremo sicuramente in futuro. Ma adesso ci addentriamo in un'altra realtà. Volevi aggiungere qualcosa a proposito di quello che abbiamo sentito? Ma semplicemente perché ci troviamo nel periodo della Pasqua e la nostra scuola, Nicola, è appunto, come abbiamo sempre detto, una scuola d'amore. E il modello per eccellenza è quello proprio della persona di Gesù. Donare la vita costa sacrificio. E donare l'amore, donarsi come amore, costa sacrificio, costa la vita. L'abbiamo appena vista con la figura di Don Luigi, l'abbiamo vista in forma diversa anche con Padre Raffaele e adesso la vediamo anche con un'altra immagine a noi. Adesso parliamo di un fondatore, Don Giustino Russolillo, sacerdote di Pianura. Vediamo questa scheda biografica. Russolillo nacque a Pianura di Napoli il 18 gennaio 1891. Sin da ragazzo sente un forte desiderio di consacrarsi a Dio come sacerdote e grazie alla cooperazione dei genitori, del vescovo, delle zie materne e di un ricco signore del luogo può rispondere alla sua chiamata, diventando sacerdote il 20 settembre 1913. In quel giorno Don Giustino emette, sotto la direzione del suo padre spirituale, un solenne voto a Dio di fondare una congregazione religiosa che aiutasse gratuitamente quei ragazzi privi di mezzi finanziari a diventare sacerdoti. Da questa ispirazione originaria nascono le congregazioni religiose dei vocazionisti, delle vocazioniste e l'istituto secolare delle apostole vocazioniste della santificazione universale. Da seminarista Giustino attrae a Dio i fanciulli desiderosi di conoscere il Signore attraverso il catechismo quotidiano. Da questo primo gruppo di fedelissimi uscirono i primi vocazionisti. Diventa parroco di San Giorgio Martire in Pianura di Napoli dal 20 settembre 1920 fino alla sua morte il 2 agosto 1955. La sua vita è spesa per i giovani chiamati da Dio ad essere sacerdoti o religiosi. Fonda il Vocazionario, un'opera dove si accolgono nella pietà e nello studio quanti mostrano segni di vocazione e non sono ancora orientati verso una congregazione o una diocesi. Oltre ad essere fondatore e parroco, Don Giustino è molto apprezzato come direttore spirituale e predicatore di ritiri spirituali per religiosi e sacerdoti. Ci ha lasciato una grande eredità attraverso le sue preghiere e i numerosi scritti organizzati nell'Opera Omnia. Davvero mistico e contemplativo, ci ha mostrato la via all'unione con Dio attraverso la santificazione di ogni atto e di ogni momento. I suoi figli, vocazionisti, vocazioniste e apostole della santificazione universale, continuano oggi il lavoro lasciato dal loro padre attraverso l'apostolato parrocchiale, il lavoro nelle scuole e lo slancio missionario, ma soprattutto attraverso l'opera caratteristica del vocazionario. Dunque la santificazione quotidiana attraverso diverse modalità, diversi mezzi, un po' il leitmotiv di questo nostro appuntamento, fra Ezio. E noi abbiamo in collegamento anche questa mattina per dare ulteriore risalto a queste figure così interessanti, proprio un vocazionista provinciale per l'Italia, si tratta di Don Claudio De Caro. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Pace bene a te, Don Claudio. Ecco, ti lascerei subito parlare di questa bella figura di Don Giustino e ti chiederei anche di farci conoscere questo carisma vocazionista. A te la parola. Bene, bene. Innanzitutto il carisma vocazionista è il carisma della Chiesa stessa, portare tutti gli uomini verso la santificazione universale. Don Giustino fa un sillogismo breve, breve, facile, facile. Dice, per farsi santi è necessario che ci siano i sacramenti, ci sia l'Eucaristia, ci sia la confessione, ci siano i direttori spirituali. Perché ci sia tutto ciò è necessario che ci siano sacerdoti. Ed ecco che la minima congregazione dei vocazionisti lavora perché non manchino alla Chiesa buoni e santi ministri e ferventi religiosi. E dunque tutto lo scopo della sua vita è stato quello di santificarsi e santificare nella potenza e nell'amore di Dio.
Ecco, una via, una strada maestra questa che, come dicevamo anche all'inizio, Don Claudio, può sembrare appannaggio esclusivo dei santi, ma che ci riguarda da vicino, anche nella quotidianità. Tutti possiamo seguire questa strada se davvero siamo convinti di questo. In questo ambito i vocazionisti sicuramente danno il loro contributo. Ecco, quali sono le tappe fondamentali di questa causa riguardante Don Giustino? Bene, allora subito, già quando era in vita, Don Giustino aveva fame di grande santità. Oggi è San Giorgio, il titolare della sua parrocchia, dove lui ha cominciato l'opera dei vocazionisti. Un giorno si presentò una persona in chiesa che gli avevano detto che c'era un santo parroco e dice: padre, dove sta il santo di pianura? E lui, scherzando, la portò davanti all'immagine di San Giorgio e dice: ecco il santo di pianura. Per dire come fosse conosciuto già come santo, ed appena morto è cominciato subito un pellegrinaggio alla sua tomba, tanto che pochi mesi dopo la morte fu traslato nella nostra casa madre dal cimitero locale, e nel 1965 fu iniziato il procedimento di beatificazione, che si concluse nel 2011 con la proclamazione di beato. E poi in questo decennio il nostro postulatore ha fatto un'opera veramente grandiosa. C'è stata una guarigione prodigiosa di un nostro studente che era entrato in coma, era dato per morto, e io stesso avevo chiesto a tutti i confratelli della provincia di pregare per lui, per il pio transito, perché potesse andare nel Regno dei Cieli, ma improvvisamente questo ragazzo è guarito, e questo è stato l'input finale per la canonizzazione. Canonizzazione che doveva venire l'anno scorso, come sapete, ma per la pandemia è stata poi trasferita quest'anno, il 15 di maggio, a Roma, Papa Quindi, Francesco, insieme ad altri santi. Una grande festa per tutta la famiglia dei vocazionisti, fra Ezio, immaginiamo certo. Cosa, ecco, li anima in questi giorni. Ecco, Don Claudio, io aggiungerei, dato che è una bella figura quella di Don Giustino, ma soprattutto anche l'opportunità, ti darei l'opportunità di lanciare una provocazione ai giovani che ci stanno sentendo dall'altro lato della televisione. Bene, innanzitutto i vocazionisti lavorano per ogni vocazione, quindi noi diamo una mano a tutti i giovani che sono alla ricerca di una vocazione, non esclusivamente alla vita consacrata o sacerdotale. Certo, è il nostro specifico, però a noi interessa che ognuno riceva e segua il progetto che Dio ha creato per lui. Quindi giovani, se avete bisogno di qualcuno che vi dia una mano per scoprire e seguire la vostra vocazione, noi siamo qui. Bello, un bell'appello questo sicuramente. Noi ringraziamo di cuore Don Claudio De Caro per averci aiutato nell'introdurci a questa figura, e speriamo di risentirci a festa completata quando il 15 maggio sarà canonizzato Don Giustino. Grazie e buon lavoro. Grazie di cuore. Grazie a voi, grazie, grazie, buon lavoro. Buon lavoro. Allora, è il momento di tirare un po' le somme. Abbiamo tracciato alcune indicazioni su quello che è il cammino di santità così variegato. Queste figure ci servono anche a questo, Fraezio, secondo me. Ecco. Comprendere anche le diverse strade che il Signore adopera per arrivare alla santità. Bravissimo. Quindi diceva Don Claudio, ecco, questo aspetto, no? Capire il progetto di Dio su di noi. A me turba un pochettino questa cosa, perché accompagno dei giovani che sono in cammino vocazionale. Dico turba nel senso positivo del turbamento, no? Quel turbamento di una Maria che deve dare un'adesione ad un progetto di Dio, no? Di Maria, ecco, ci troviamo anche nel sabato, la vogliamo ricordare, la Madre Santissima. Ma la particolarità di una vocazione che, ecco, deve essere risposta, si deve fare concreta, e che rappresenta un'immagine, no? Alla fine il cammino vocazionale di ciascuno di noi è quello di rispolverare un pochettino quell'immagine e somiglianza che ci ha accompagnato in quella veglia notturna di Pasqua, no? Qual è questa immagine, qual è questa somiglianza? La stiamo vedendo in questi giorni, l'immagine del Signore risorto, che, come dicevamo all'inizio con Padre Aldo, non elude dalle sofferenze, dalle piaghe. Le piaghe ci sono, il risorto ce le ha le piaghe, gliele fa toccare anche i suoi discepoli, ma sono proprio quelle piaghe che dice che è quella persona che ci è stata accanto in tutto questo tempo e ci sta accanto adesso anche nel nostro cammino quotidiano. Questo è il percorso che vogliamo fare in questa scuola d'amore, cioè capire come poter
ognuno di noi incanalare quell'amore che stiamo ricevendo, perché noi non lo stiamo donando da noi stessi, ma è un amore che abbiamo solo ricevuto e che di conseguenza deve essere per forza donato. Abbiamo seguito queste vicende, continueremo a farlo, di vite tra virgolette straordinarie. Non mi stancherò mai di ripeterlo, perché nella loro ordinarietà, nella loro semplicità, dicevamo l'umiltà, questo elemento che contraddistingue molte di queste figure, possiamo davvero vivere una vita di fede, non necessariamente che ci porti poi agli onori degli altari, questo è il sogno di tutti, ma che perlomeno ci possa essere conformi all'insegnamento di Cristo. Allora abbiamo gli ultimi 30 secondi, Fra Ezio, per salutare i nostri amici telespettatori. Concludo aggiungendo qualcosa a quello che dicevi tu. Sono i santi della porta accanto. La mamma come può essere santa anche attraverso la cucina? La nonna come può essere santa carezzando i propri nipoti? E così via dicendo, no? Noi come possiamo essere santi nel nostro programma televisivo? Nel piccolo, ognuno ci deve mettere il suo. E con questo vogliamo concludere questa puntata con il nostro solito saluto, che è il saluto anche del risorto. Il saluto di pace e bene a voi tutti.